Quando si analizzano discorsi di questo tipo bisogna vedere anche quello che non c'è, il non detto. Se lei fa un confronto tra il discorso fatto 7 anni fa dal presidente Mattarella con quello attuale, lei noterà che lì c'era un omaggio al CSM. In questo non c'era. E poi c'era un'altra cosa che giustamente il presidente non ha menzionato, che è la parola magica autogoverno. Il presidente ha fatto sempre riferimento a autonomia e indipendenza, che sono i termini che usa la Costituzione per l'ordine giudiziario. Se lei legge una qualunque dichiarazione del CSM, noterà che dirà che c'è scritto che è un organo di autogoverno. Ora, o uno non sa il diritto, oppure se lo sa, sa bene che la parola autonomia e la parola indipendenza sono diverse, molto diverse dalla Dalla parola parola autogoverno, autogoverno. Ecco, evidentemente. quindi il Presidente della Repubblica ha detto, signori, l'organo collegiale che io presiedo non è un organo di autogoverno, è un organo che costituisce uno scudo rispetto a interferenze di altri poteri, ma non conferisce all'ordine giudiziario il potere di autoamministrarsi. Ecco, Diciamo e poi che naturalmente ha inteso evidentemente sottolineare qualcosa, perché ha ragione lei, il non detto spesso significa di più del detto. del detto, e che se mi consente, qui il Presidente della Repubblica parlava come Presidente della Repubblica che è anche Presidente del Consiglio Certo, Superiore della della Magistratura. magistratura, certo. E le vorrei ricordare un'altra cosa, che la nostra Costituzione, che è particolarmente parca nell'uso delle parole, in un solo caso dice la stessa cosa 2 volte. Quando dice che il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Il Presidente della Repubblica è l'unico, come dire, corpo istituzionalmente estraneo all'ordine giudiziario che è lì, salvo la rappresentanza minoritaria delle persone elette dal Parlamento all'interno del CSM. Quindi, come dire, questo silenzio assume un significato molto particolare.